Radio Porcello on the road, buonasera a tutti da Posto Gianfranco. Mi trovo qui a Ponte dei Granini, dove sto denunciando un episodio, un fatto veramente sconvolgente. Guardate qui ragazzi, nel lato nord stanno arrivando delle nuvole sospette. Guardate, sembrano le nuvole di Satana nel lato nord. Vabbè, il traffico non mi interessa perché non è il mio obiettivo il traffico, bensì quelle nuvole nere. Guardate qui, non vorrei che zio Bill avesse scanciato qualche puzzetta. È probabile, dato che tempo fa aveva annunciato che avrebbe lanciato le sue puzzettine. Ecco qui, invece nel lato del Vesuvio non c'è nulla, è tutto pulito. È tutto pulito, avete visto? Ecco qua, ancora nuvole. Nuvole nere, nuvole sataniche, diciamo. Dato che il 15 di ottobre si avvicina, il giorno dell'inaugurazione della Porta del Diavolo, che verrà fatto all'interno di Montecitorio, quindi tutto collegato ragazzi, tutto collegato. Mi raccomando, salvate questo video che è molto importante, ok? Vi faccio vedere, ecco qua le nuvole, ecco qua. Ecco qua ragazzi, a nord nella direzione Roma sta arrivando l'inferno, mentre al sud, vabbè, questo è filobus per la gioia di Anomis e Porte de Purais. Ecco, il Vesuvio è totalmente pulito, quindi al sud verso la Calabria è tutto pulito. E a nord, guardate qua. Ciao Erika, buona serata. Beh, condividi il video se puoi, ok? Al limite mi fermo da qualche parte e lo salvo pure io. Ehi! Sei in diretta, cretino! E va bene, a quel cretino con la sua bella puledrina gli auguro una bella dose di astrazeccone. E sapete, a Napoli anche qui ci sono gli inferiori, perciò... Mamma mia, che scemi che sono questi qua, Che scemi! E vabbè, facciamoli ridere perché domani piangeranno e di brutto anche, perciò... E prima di chiudere la mia diretta... L'ultimo sguardo al Vesuvio. Vesuvio pulitissimo. Pulitissimo. E il lato nord? Tutto sporco. Ecco la nuvola satanica sta arrivando fino a qua pure. E al sud pulitissimo. Che vi posso dire? Vi ho documentato questa situazione. Il 15 di ottobre è vicino. Si avvicina anche il loro rito satanico da parte di Mattarella e di Draghi. E poi dopo... l'avete capito già. No, veramente sto in mezzo alla corsia del tram. Pista ciclabile... corsia del tram dove passa la numero 4 ed eccomi qua, ok? Ciao Serena, ciao Erika. E vabbè ragazzi, io per il momento è tutto, vi ho documentato questa situazione di queste nuvole sataniche che stanno per colpire Napoli.
Ragazzi, il 15 di ottobre è vicino, perciò mancano due giorni. Mancano due giorni. E già Draghi, Mattarella e Pedoglio stanno organizzando il loro rito demoniaco. Ok, io vi saluto. Condividete la diretta. Buona serata. A stasera. Ciao.